Bentrovati con Vita e Salute. Anche questa settimana siamo in compagnia del dottor Roberto Cian, direttore dell'unità operativa di oculistica dell'USEI di Vicenza. Con lui questa volta parleremo della cataratta o più precisamente della chirurgia della cataratta. Beh, intanto spieghiamo che cos'è la cataratta e con quali sintomi si manifesta e anche con quali non sintomi c'è la cataratta. Sì, la cataratta è un opacamento del cristallino artificiale, del cristallino naturale. Questo tipo di opacamento avviene in maniera lenta e progressiva e in varie forme. Si possono distinguere più di 20 forme diverse di cataratta, con diversi gradi di evoluzione. Il sintomo percepito dal paziente consiste in un annebbiamento visivo diffuso o localizzato a certe aree del campo visivo che lentamente porta a un abbassamento della vista, soprattutto in condizioni di luce intensa come il sole o la guida notturna con gli abbaglianti dei fari delle macchine. Il tipo di cataratta determina una diversa modalità di progressione dei sintomi percepiti dal paziente, pertanto si può sentir parlare di cataratta matura o in via di evoluzione. Il comune denominatore di tutte le forme di cataratta, appunto, è la diminuzione della vista e allo stesso modo il sintomo che non dipende dalla cataratta sono per esempio i bruciori, gli arrossamenti, i pruriti all'occhio che non spariscono nemmeno dopo la rimozione della cataratta. Di questo per fare un po' di chiarezza, dato che a volte si tende a fare Certo. un po' di confusione. E quindi quando è che bisogna operare? Quindi la cataratta evolve pian pianino fino a che porta a una perdita di vista non sufficiente alle normali attività quotidiane o in particolare all'ottenimento della patente di guida. Pertanto il paziente ricorre all'oculista che invia il paziente all'intervento di cataratta. Tutti i 20 tipi di cataratta che sono noti vengono sottoposti allo stesso tipo di intervento, che consiste nell'asportazione meccanica del cristallino opaco e all'inserimento al suo posto, nella sua stessa sede, di un cristallino artificiale. C'è una lentina graduata, misurata in base al difetto refrattivo del paziente e inserita al posto del cristallino naturale che si era opacato. Ecco, com'è il percorso del paziente che deve essere operato di cataratta? Sì, la miniaturizzazione delle strumentazioni e le pratiche anestesiologiche ci permettono al giorno d'oggi e già da diversi anni di eseguire il 95-96% degli interventi di cataratta, e noi ne eseguiamo circa 4.000 in un anno, 3.800, in anestesia topica, cioè solo con l'apposizione di alcune gocce di collirio anestetico. Dopodiché il paziente entra in sala operatoria in ambulatorio oculistico, viene operato con una tecnica con degli facoemulsificatori, con degli strumenti a ultrasuoni che frullano ed aspirano la cataratta, almeno fino ad oggi è così, era così. E una volta inserito il cristallino artificiale, dopo una mezz'oretta di attesa in una stanza di osservazione, viene dimesso prontamente e può ritornare a domicilio nell'arco di poche ore. L'intervento non è doloroso, si stima che solo l'1-2% dei pazienti avvertano quello che si può intendere un dolore, mentre la stragrande maggioranza non lamenta dolore, se un semplice senso di pressione o un piccolo fastidio all'occhio, tipo un prurito. La maggior parte dei pazienti viene dimessa, bendata e fa ritorno a casa nell'immediato post-operatorio. Quindi insomma possiamo tranquillizzare che è abbastanza Nella indolore. stragrande maggioranza dei Una casi. volta tornato a casa, quanto sono lunghi i tempi di recupero? Sì, la chirurgia della cataratta si è molto evoluta negli ultimi decenni, soprattutto negli ultimi decennio, proprio per garantire il maggior comfort anatomico, fisico al paziente, ma anche il miglior risultato funzionale. Pensi
Pertanto si è sempre evoluta la metodologia, la tecnica per consentire delle incisioni sempre più piccole, delle lentine pieghevoli da introdurre nell'occhio, sempre più tecnologiche, per avere il massimo comfort. Il giorno stesso, il pomeriggio stesso dell'intervento, il paziente rimane bendato, ma già il giorno dopo può eseguire le sue normali attività quotidiane, lavorative o comunque casalinghe senza bendaggio. Il tempo necessario che la ferita chirurgica si stabilizzi è circa di 20 giorni, dopodiché massimo un mese, dopodiché il paziente si reca a controllo dal proprio oculista di fiducia per ottenere una verifica degli occhiali eventualmente che deve usare. A questo punto parliamo dei cristallini artificiali che vengono utilizzati. Questo è un grande capitolo e la ringrazio di questa domanda perché è lì che si gioca, la novità. I cristallini artificiali fino ad oggi sono cristallini con dei poteri standard, con delle qualità ottiche sempre più raffinate che consentano appunto di ridurre l'abbagliamento notturno, di permettere il campo visivo più ampio possibile, di consentire una visione anche in condizioni di luce estremamente varie. I cristallini, di ultima generazione sono studiati per tentare di eliminare i difetti refrattivi preesistenti e concomitanti con la cataratta. Cioè il tentativo è quello di ridurre al massimo il bisogno, la necessità per il paziente di portare gli occhiali. Questo è ottenibile al giorno d'oggi con delle lenti monofocali che permettono una ottima visione da lontano. Il problema ancora insoluto, ma in corso di risoluzione, è l'abbinare un ottimo visus da lontano a un buon visus da vicino, quindi nelle distanze di lettura ed intermedie come il computer, il video, il disegno, il pantografo per l'architetto. E lì stiamo lavorando. Nuove tecnologie, diceva prima, i laser per la cataratta, per esempio, cosa sono? I laser per la cataratta sono dei laser di ultimissima generazione e di recentissima introduzione in Italia. Abbiamo l'opportunità di testare questi laser in questo reparto eseguendo alcune centinaia di interventi in questo anno, selezionando opportunamente dei pazienti per procedere all'esecuzione delle prime fasi dell'intervento chirurgico tramite un laser, un sofisticatissimo laser detto a femtosecondi, perché lavora con degli impulsi di luce che si susseguono nell'ordine di 10 alla meno 15 secondi, producendo delle superfici di taglio assolutamente perfette, ripetibili, perfettamente concentriche a livello delle strutture dell'occhio. Ecco, infatti proprio di recente qui nella vostra unità operativa è arrivato un nuovo apparecchio che state proprio testando. Certo, stiamo testando i vantaggi di questa tecnica che attualmente è dispendiosa rispetto alla tecnica tradizionale e non la sostituisce completamente, ma solo nella prima fase. Viene infatti abbinata alla rimozione meccanica dei frammenti di cataratta e all'inserimento dell'aiolo con tecnica tradizionale, ma è una macchina che ha delle potenzialità future, direi, pressoché infinite. Ma non è solo la macchina, perché l'abbinamento perfetto, ideale, ed è auspicabile che questo si possa proporre in futuro a tutti i pazienti, è l'inserimento, dopo l'esecuzione di incisioni così perfette, di lenti cristallini artificiali premium, degli cristallini che permetteranno o si propongono di eliminare completamente il difetto refrattivo da vicino, da lontano, nelle distanze intermedie, di giorno come di sera, per esempio nella guida notturna. Siamo spostati in sala operatoria, adeguatamente coperti, vestiti, proprio per vedere più da vicino il nuovo apparecchio a cui il dottor Chan stava facendo riferimento. Ecco quindi l'ultimo arrivato. Certo, questo è un laser a femtosecondi che
ci permette di eseguire le prime fasi della tecnica di chirurgia della cataratta come ultimo modello di tecnica proponibile al paziente, cioè eseguirà il laser un trattamento della rottura della cataratta per consentirne l'asportazione. Le fasi sono tre. La prima è l'esecuzione dell'apertura della capsula del cristallino che attualmente veniva manualmente tramite una pinza, mentre questo laser permette una capsuloressi circolare continua di assoluta perfezione e ripetibilità, strumento ideale per consentire l'introduzione di quelle che sono state chiamate poc'anzi le lenti premium. Il secondo step è la nucleofrattura, cioè la rottura precoce del cristallino in quattro quadranti in modo da facilitarne la rimozione. E per ultimo l'esecuzione degli accessi corneali che prima venivano eseguiti manualmente con un normale bisturi in modo da per consentire correzioni, accessi assolutamente perfetti. In ultimo, questo laser può abbinare la correzione con delle incisioni circolari, curve, anche di eventuali difetti tipo astigmatismi concomitanti alla cataratta. Quindi una bella innovazione dal punto di vista del recupero visivo del paziente. Quindi una bella novità anche per l'USEI di Vicenza. Assolutamente, questa è una sperimentazione che vogliamo portare avanti in questa e in un'altra ripresa che avverrà a gennaio per poter dire la nostra in termini di efficacia e soprattutto di efficienza di questa metodica, perché il nostro target sarebbe quello di proporre a tutti i pazienti l'ultima tecnica, ma soprattutto l'introduzione di queste lentine premium che oggi sono ancora per pochi e che probabilmente in futuro potranno e dovranno essere diffuse a tutti i pazienti. Allora, buon lavoro, dottor Chan, sicuramente torneremo nella sua unità operativa. Intanto, assieme a lei, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito e do loro appuntamento alla settimana prossima con Vita e Salute. Arrivederci. Grazie. Detto a